Lode e ringraziamento siano al Signore nostro Dio per la sua grazia e fedeltà, specialmente per la sua presenza. Se Dio non è presente, per quale motivo dovremmo allora radunarci? Noi lo abbiamo invitato, egli l'ha promesso ed egli è presente, egli confermerà la sua parola, ci parlerà, e con tutti quelli che oggi sono uniti con noi su tutta la terra, che stanno ascoltando, che stanno guardando. Noi pensiamo specialmente ai nostri amici in Cile e naturalmente in tutto il mondo. I fratelli hanno telefonato da Nairobi, da Johannesburg, da Città del Capo, dall'Africa centrale. E anche il fratello Wallström, il fratello Graf, tutti i fratelli mandano i saluti. Specialmente anche il nostro fratello Gilson, egli manda i saluti. Egli non si sente molto bene ed è unito a noi e noi siamo riconoscenti a Dio al riguardo poi abbiamo una bella notizia giusto un'ora fa un giovane dall'Italia forse dell'età di 12 anni dove è egli, egli è stato guarito dal cancro dove questo ragazzo eccolo qua là il nostro fratello Daniele, vicino Milano, il padre con il figlio sono venuti in ufficio e hanno dato la notizia. I medici non hanno potuto trovare alcuna traccia di cancro. Siamo proprio riconoscenti a Dio. Quantunque non siano miracoli di massa, noi siamo già riconoscenti per i miracoli che avvengono sui singoli, sui quali Dio può confermare la sua parola. Come già menzionato, tutti ci mandano i saluti e noi salutiamo pure ognuno, dal lontano nord in Finlandia, scendendo fino al lontano sud, proprio tutta l'Europa e in tutto il mondo il Signore nostro Dio possa benedirci, possa Egli essere con noi, possa usare questo giorno ed anche domani per parlarci, per rivelarci sempre più la Sua parola e mostrarci la Sua volontà. Ho da portarvi un buon resoconto del mio ultimo viaggio missionario. Lo menzionerò brevemente. Specialmente dalle Filippine. Ho viaggiato più di 3.000 km nel paese. Ho viaggiato nelle differenti isole e ho predicato la parola di Dio. Le persone si sono radunate da vicino e da lontano. Erano presenti anche numerosi fratelli nel Ministero. Siamo così riconoscenti. E nell'occasione vorrei ringraziare il nostro fratello Leonard Lifese da Bruxelles. Egli ha contribuito molto al riguardo affinché le riunioni potessero aver luogo in un certo ordine dove non ero mai stato prima il signore è così fedele egli sa dove si trovano i suoi e che devono essere chiamati fuori siamo così riconoscenti per ogni cosa si potrebbero riferire molte cose in merito alle porte che si aprono che Dio ha pure dato in altri paesi. Siamo così riconoscenti ed ancora riconoscenti per tutte le porte aperte, per tutti i cuori aperti e per le opportunità e per la grazia che abbiamo di portare la sua meravigliosa parola. Guardando intorno a noi possiamo vedere pure che il tempo della fine avanza specialmente qui ho delle notizie riguardo una nuova Bibbia. Ed è realmente una catastrofe. L'intestazione sulla prima pagina dice la Bibbia nella lingua corretta. E quello che viene scritto qui è uno scherno. Matteo 28, 19, non dice più come nelle nostre Bibbie, ben conosciuto a tutti noi, lì è scritto soltanto, immergeteli nel nome di Dio, Padre e Madre, per tutti, del Figlio e della potenza dello Spirito Santo. Ecco come è scritto nella nuova Bibbia. La lingua corretta per tutti. Tuttavia non è più la lingua di Dio. Non è più la lingua di Dio. È così terribile vedere che gli schernitori non si fermano davanti a Dio e alla sua parola ma fanno della parola quello che piace loro. Come già menzionato, non dice li battezzateli, ma dice immergeteli. Il battesimo naturalmente significa fare un patto di buona coscienza con Dio. E chiunque legge Romani capitolo 6 scoprirà naturalmente Cosa significa il battesimo davanti a Dio? Vale a dire essere sepolti con Cristo nella sua morte. E uscire dall'acqua significa che siamo risuscitati con Lui a nuova vita. In Esodo 20, verso 2, non è più scritto. Io sono il Signore tuo, Dio. Lì è soltanto scritto, io sono qui, sono la tua deità. In 2 Corinzi, capitolo 3, verso 17, non dice il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Lì dice... L'Eterno è spirito di potenza, e dove c'è lo spirito di potenza dell'Eterno, lì c'è libertà. E continua e continua. In Matteo capitolo 6, verso 9: non dice più, Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome lì dice nella nuova bibbia tu dio sei nostro padre e nostra madre nel cielo sì sì cosa si deve dire riguardo a tutto ciò nei comandamenti non è più scritto non commetterai adulterio lì dice non disturberai la compagna d'altri. E continua, e continua. Cosa si deve dire al riguardo? Non è più scritto, amerai il tuo prossimo come te stesso. Li dice, amerai la tua vicina come te stesso hanno fatto con la parola di Dio ciò che piace loro. E in generale la traduzione della Bibbia ha circa 8.000 parole. E questa traduzione ha più di 10.000 parole. Si può fare un libro di storia da essa. Per noi è incomprensibile. Dio osserva tuttora ciò, ma la retribuzione sta per venire. Noi tutti possiamo esserne certi. Come abbiamo già accennato, siamo così dispiaciuti al riguardo. Naturalmente è sostenuta e approvata dalla maggior parte delle persone. Ma qui noi siamo davanti alla grande questione. Non è diventata tutta la cristianità, una religione, è diventata solo una forma, senza che le persone entrino in relazione con Dio. E di questo in realtà si tratta. Si tratta naturalmente che Dio personalmente è apparso all'umanità in Gesù Cristo. Che Dio ci ha riconciliati a sé in Cristo Gesù, perdonandoci, dandoci vita eterna tramite la sua grazia. Di questo si tratta, non in merito a una religione. Fratelli e sorelle, ciò mi tocca e mi affligge così tanto. Si potrebbe andare in molte cose in merito al corso del tempo, sia nell'ambito politico, economico o religioso. Ogni cosa parla un linguaggio forte e chiaro che il ritorno del nostro Signore è veramente molto vicino e le riunioni che Dio ci dà servono realmente allo scopo di avvicinarci al Signore. E come ha letto il fratello Müller, che le riunioni hanno lo scopo affinché il nostro Signore ci faccia un bagno nella parola, purificandoci, santificandoci, in modo da poter apparire irreprensibili davanti a Lui, senza macchia né ruga alcuna, irreprensibili. In relazione a tutto questo, con questa nuova traduzione della Bibbia, persino viene trattato il rapporto della creazione. Gli scrittori si sono occupati di ciò in modo così terribile. Loro hanno detto che chiunque crede nell'opera di creazione in sette giorni è uno stolto. È evoluzione. Darwin. Devono avere l'ultima parola, veramente triste. 147 anni fa, il signor Darwin mise su la sua teoria nel 1859: l'evoluzione, la prima cellula. Egli, almeno, doveva dire pure che ha creato la prima cellula e che ha messo la vita in essa. È veramente triste. Si potrebbe dire molto al riguardo. Non si sa più per chi dovremmo pregare. Lasciate che preghiamo per tutti quelli che sono ordinati a vita eterna. Che ascoltano la parola di Dio. E che sono chiamati fuori. Che hanno rispetto davanti alla parola di Dio. Stavo pensando... A Genesi, dove ogni volta è scritto bianco su nero, in Genesi, capitolo 1, verso 5, l'ultima parte. Così fu sera, poi fu mattina, e fu il primo giorno. E poi continua nel capitolo 1, verso 8, pure. L'ultima parte. Così fu sera, poi fu mattina e fu il secondo giorno. E così continua nel verso 13. Così fu sera, poi fu mattina e fu il terzo giorno. Verso 19. Così fu sera, poi fu mattina e fu il quarto giorno. È il quinto giorno, il sesto giorno, e poi dice? Nero su bianco, Genesi capitolo 2, dal verso 1: Così furono compiuti i cieli e la terra, e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno, il Dio compì l'opera che aveva fatta. E si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò. Poiché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. E poi dice... Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel principio naturalmente non era lo spirito di Darwin che leggiava sulle acque, ma lo spirito di Dio. E Dio parlò e avvenne. Noi ringraziamo il Signore Dio che possiamo credere come dice la scrittura. Quando fu data la legge, il Signore Dio, in Esodo 20, egli cita pure qualcosa che ebbe luogo alla creazione. Esodo 20 dal verso 11. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Essi riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. E poi il Signore Dio comandò il sabato solo per il popolo di Israele. Qual è il segno del patto? Esodo 31, esodo 31 dal verso 12. Leggo soltanto i versi 16 e 17. I figli d'Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione, come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli d'Israele. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Si può andare fino in Apocalisse e tutta la Sacra Scrittura testimonia di ciò, che Dio è il Creatore. Ora. Giusto un passo in Isaia capitolo 40 e desideriamo che tutti quelli che si fanno beffe di noi, perché crediamo nel racconto della creazione, come ci è stato lasciato nella Saga Scrittura, e noi diciamo, Dio è il creatore di tutto l'universo. E qui? Si potrebbe chiedere a tutti questi gentiluomini, come leggono Isaia 40 verso 28, non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile, eccetera, eccetera. Noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore, sino a come già accennato, sino all'Apocalisse. Apocalisse, capitolo 4. Lì abbiamo la testimonianza del Signore Dio, quale Creatore. E qui dice. Qui è scritta la parola degno. Apocalisse capitolo 4 verso 11. Tu sei degno, o oh Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create ed esistono. Mi auguro che tutti gli schernitori ascoltino quello che è scritto in Romani capitolo 1, Romani capitolo 1 verso 18, Romani capitolo 1 verso 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Verso 20, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente con occhi spirituali, essendo percepite per mezzo delle opere sue, persino la sua eterna potenza e divinità. Con occhi spirituali, non con occhi naturali, non con la mente e l'intelletto, ma con occhi spirituali. La sua eterna potenza e divinità può essere vista chiaramente poi leggiamo, perciò essi sono inescusabili. Io non so se noi possiamo osare continuare a leggere in questo capitolo per scoprire che Dio ha abbandonato queste persone. Voi potete leggerlo, potete prenderla a cuore, persino se in realtà riguarda altri. Verso 21. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. È il loro cuore privo di intelligenza? si è ottenebrato ed ora benché si dichiarino sapienti sono diventati stolti e continua verso 23 e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo, per questo, Dio li ha abbandonati, così è scritto qui nel verso 24. Per questo, Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. E poi continua verso 25. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, invece del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Sì. E poi viene elencato quali sono le conseguenze, vale a dire che le cose sono state cambiate. Qui è scritto, non è piacevole a leggerlo, verso 26. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini. Non si può più continuare a leggere. Tuttavia, questa è la condizione di oggi, Sodoma e Gomorra, semplicemente incomprensibile. E persino a Gerusalemme è arrivato questo problema. E gli ebrei ortodossi ora sono sconvolti perché questi giovani omosessuali hanno manifestato in un quartiere ortodosso Man hanno manifestato a Gerusalemme. Non ci sono più parole per tutto quello che accade. La mente non può afferrarlo. Il tempo della fine era ancora il tempo della fine. Perciò se noi leggiamo in Apocalisse capitolo 11 che i due profeti saranno uccisi, e la città di Gerusalemme in quel tempo sarà chiamata Sodoma. Ogni cosa è già scritta nella parola della profezia. Apocalisse capitolo 11. Qui leggiamo dei due profeti che saranno uccisi dopo il loro ministero. Apocalisse 11 verso 8. E i loro corpi morti. Giaceranno sulla piazza della gran città che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il Signor loro è stato crocifisso. Quanto spesso dovremo dirlo non abbiamo più comprensione per le cose che accadono, giusto per essere sinceri adesso persino un uomo con una mente sana ha grosse difficoltà, grosse difficoltà, ed io spero che tutti siano adulti qui, ha grosse difficoltà per comprendere come un uomo con un uomo possano essere una coppia, oppure come una donna con una donna possano essere una coppia, è incomprensibile, per me è incomprensibile ma è il tempo della fine Sodoma e Gomorra è qui in Genesi 19 quando i due angeli da Abramo andarono a Sodoma questi uomini volevano conoscere questi visitatori celesti Lot si prese cura che entrassero in casa sua essi volevano irrompere dentro ma Dio fu misericordioso e accecò i loro occhi. Quando il nostro Signore dice, come avvenne ai giorni di Noè, come avvenne ai giorni di Sodoma, lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Poi, noi l'abbiamo realmente dal vivo in questo mondo. Dall'altro lato abbiamo... La grazia del nostro Dio. In tutta questa confusione, in tutto questo disordine, di ascoltare la voce di Dio. Avendo ricevuto il rispetto davanti la parola di Dio. E da questo si adatta Romani capitolo 12. Romani capitolo 12 dal verso 1 fino al verso 3, Romani capitolo 12, dal verso 1 al verso 3. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La buona, gradita è perfetta volontà di Dio è rivelata a noi tramite la parola di Dio. Poi quando pensiamo che Dio ci ha realmente affidato la sua santa parola questo non è soltanto qualcosa che noi affermiamo, ma è vero. Dio ci ha affidato la sua parola quale seme divino. Ed ora viene il punto che viene enfatizzato in Geremia capitolo 4, che noi dobbiamo dissodarci un nuovo campo e non seminare in mezzo alle spine, ma che i cuori siano preparati per ricevere la parola del nostro Dio, quale seme affinché il seme non cada in mezzo alle spine e poi sia soffocato e non porti frutto. Geremia capitolo 4 verso 22. Magari leggiamo prima in Geremia capitolo 4, Geremia capitolo 4, i versi 3 e 4. Geremia capitolo 4 versi 3 e 4. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme. Dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Circoncidetevi per il Signore. Circoncidete i vostri cuori uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Non nella vecchia condizione del cuore, ma che il Signore possa dare un nuovo cuore, un nuovo spirito, che sia arato qualcosa di nuovo come fa pure l'agricoltore. L'agricoltore non va soltanto sul campo e semina. In primo luogo si usa l'aratro, si prepara il terreno e poi si semina il seme. Così Dio ci dà sempre entrambi affinché il nostro cuore sia preparato. E poi il seme può essere seminato in esso. Le nostre riunioni servono a questo. E la stessa parola si trova in Osea, capitolo 10. È risaltato là. Osea, capitolo 10, verso 12. Osea, capitolo 10, verso 12 seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Voi avete arato la malvagità, avete mietuto l'iniquità, avete mangiato il frutto della menzogna, poiché tu hai confidato nelle tue vie, nella moltitudine dei tuoi guerrieri. Qui abbiamo il paragone, un terreno nuovo. Dobbiamo avere questo. E non soltanto arare malvagità in mezzo al nuovo terreno, ma dissodarlo affinché realmente qualcosa di nuovo possa essere seminato. Abbiamo detto continuamente qui, Dio chiama fuori da ogni chiesa, da ogni denominazione, da ogni religione, da ogni popolo e lingua. Egli chiama fuori per santificare il suo popolo nella sua parola, vale a dire il gregge riscattato tramite il sangue, come abbiamo udito nella parola d'introduzione. Il nostro Signore, con il suo proprio sangue, che è stato sparso sulla croce del Calvario, egli è entrato nel Luogo Santissimo ed ha posto il sangue. Sul seggio di grazia, e il sangue parla per noi, per tutti quelli che sono redenti tramite il sangue dell'agnello, senza giudicare, ma semplicemente guardando nelle chiese del mondo, ovunque mischiate con la politica, dappertutto ed ancora dappertutto, dove è predicato ancora il vero Vangelo. Ed anche, per enfatizzare questa ancora una volta, la vera dottrina degli Apostoli viene presentata come falsa. Per esempio, il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Non c'è una Chiesa né una denominazione che non ci accusi di essere eretici. E il motivo è... perché noi secondo il libro degli Atti battezziamo nel nome di Gesù Cristo. E io vi chiedo oggi e a tutto il mondo i dignitari del nostro tempo oserebbero stare davanti a Pietro e dire Pietro tu sei stato un eretico o sarebbero stare lì davanti a Paolo e dire Paolo tu sei stato un eretico o sarebbero stare davanti a Filippo e dire tu sei un eretico? Certamente no. Cecità ed ancora cecità. Senza la rivelazione non lo vediamo. Ci deve essere rivelato. Senza rivelazione, essi scrivono ora: immergeteli. Ci si può immergere in tante cose. Si tratta del battesimo, si tratta del nome. Battezzateli nel nome in cui Dio ha rivelato se stesso a noi, come padre nel figlio e tramite lo Spirito Santo. Molto chiaro, davvero esplicito. Tuttavia, deve essere rivelato da Dio. Abbiamo detto anche questo. In Matteo capitolo 7, quando tutti i grandi carismatici saranno chiamati in giudizio, allora essi potranno elencare molte cose, saranno in grado di elencare tre punti principali. Non abbiamo profetizzato in nome tuo, non abbiamo cacciato demoni in nome tuo, non abbiamo fatto molti miracoli in nome tuo. Quello che non possono dire è noi siamo stati battezzati nel tuo nome. Quello che non possono dire è noi abbiamo battezzato altri come Pietro e Paolo nel tuo nome. Essi non lo possono dire. Possono soltanto elencare quello che hanno fatto nel nome del Signore. Tuttavia, questo non le aiuterà in quel giorno perché loro stessi non si sono sottomessi alla volontà di Dio e non ricevono la rivelazione che Dio ha dato, ma persino con il nome del Signore loro fanno grandi affari che si possono fare sul mercato religioso. Perciò, fratelli e sorelle, se noi in questo luogo abbiamo il sacro dovere di predicare la santa parola in tale maniera, come ci è stata lasciata. Allora non ci riferiamo ad una sola scrittura, ma alla seconda, alla terza, a tutte le scritture che appartengono ad un certo soggetto. E perciò noi in questo luogo non possiamo seminare in mezzo alle spine, non in tutto quello che cresce in lungo e in largo, ma deve essere pulito e ordinato. Deve essere un campo ben preparato. La parola di Dio deve essere predicata senza compromessi. E tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la parola di Dio. Si inizia con l'avere un collegamento con Dio. A chiunque non è mostrato da Dio e non è convinto dallo spirito di Dio di essere perduto, questi non invocherà mai la salvezza. In primo luogo lo spirito di Dio deve convincere e convincerci di peccato, di giustizia e di giudizio. E lo spirito di Dio deve guidarci al ravvedimento. Noi dobbiamo entrare per la porta stretta. E dobbiamo camminare nella via stretta. E deve accadere, come ha detto il nostro Signore, voi dovete nascere di nuovo. Altrimenti non potete vedere o ereditare il regno di Dio. Dunque è una via stretta, una via vivente. Ma dobbiamo camminare in essa. Ciò non funziona con l'essere membro di un'associazione, ma solo tramite la nuova nascita. E la nuova nascita è un'esperienza soprannaturale che noi possiamo fare con Dio per mezzo della sua grazia. L'abbiamo detto molte volte in questo luogo. Secondo Matteo 13, Marco 4, Luca 8, la parola è il seme. La parola è il seme. E se noi riceviamo il seme della parola, allora la fede è aggiunta e lo Spirito Santo viene sopra di noi ed opera la nuova vita divina che si trova nella parola. In ogni parola di Dio c'è la vita. Il nostro Signore dice, le parole che io vi ragiono sono spirito e vita. Cosa ci è stato messo di nuovo sul candelabro tramite il ministero del fratello Branham? Naturalmente ciò che era stato perduto. Quello che era rimasto era soltanto una forma. Essi avevano la forma della pietà ma la potenza era stata perduta e Dio ha restaurato ogni cosa. Fratelli e sorelle, noi non testimoniamo cose che immaginiamo, ma testimoniamo quello che i nostri occhi hanno visto e che le nostre orecchie hanno udito. Noi testimoniamo... Il ministero sovrannaturale del fratello Branham. Ed oggi oggi ho portato con me questa foto per mostrarvela. Ve la mostro per uno scopo. E sapete perché? Questa fotografia, io e Wald Frank, l'ho tenuta in mano il 18 dicembre 1969. Nella Sala dell'Arte, nella Strada della Costituzione a Washington. L'ho trovata là e là l'ho tenuta in mano. La foto che fu scattata il 24 gennaio 1950. Fu scattata dai critici del fratello Branham, il signor Ayers e il signor Kipperman con la luce soprannaturale, con la luce soprannaturale sopra il capo del fratello Branham. Io e Wald Frank feci una sosta a Washington, sulla strada per Tucson, per la conferenza con il fratello Green, ed ho trovato questa foto là, e l'ho tenuta in mano. Perché ve lo mostro oggi, soltanto per illustrare che un simile ministero non c'era mai stato prima sulla Terra. Per favore, non scandalizzatevi di questo. Quando Dio fa qualcosa sulla Terra, allora accade il soprannaturale. Nell'ambito naturale, tutti i carismatici ce l'hanno in mano. Essi possono fare quello che vogliono, ma là dove Dio dà realmente testimonianza di sé e dove rivela sé stesso, lì accade il soprannaturale. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'operato soprannaturale di Dio. Quanto spesso lo diremo? Luca 1, dal verso 11, Gabriele visita Zaccaria. Questo non era normale, nulla di ordinario. Il momento era giunto, il tempo era compiuto, il cielo scese. Dio iniziò a fare la storia. E qui naturalmente c'è il punto che deve essere continuamente enfatizzato. La volontà di Dio si compì tramite il ministero promesso di un profeta. Isaia 40 verso 3. Era una promessa, e quando il tempo fu compiuto, le cose accaddero. Ciò che Dio aveva promesso. Questo dobbiamo comprenderlo: che Dio, in primo luogo, dà le promesse, e quando il tempo è compiuto, allora le promesse si adempiono, allora diventano realtà. E Cos'era? Tutti gli scribi continuavano come se niente fosse accaduto. E rigettarono quello che Giovanni aveva ricevuto da Dio. E rifiutarono pure di essere battezzati. Fratelli e sorelle, io lo dirò così a lungo finché il Signore ritorna. Che noi. Abbiamo il grande privilegio nel nostro tempo di testimoniare il ministero promesso. Quando Dio stesso dice, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, chi è quell'uomo che poi oserebbe dire, io non ho bisogno di quello? Benissimo. Se non vuoi crederlo, allora è affare tuo si deve credere affinché possa essere rivelato. Chiunque non può crederlo, a lui non gli sarà mai rivelato. Potremmo diventare anziani come Matusalemme, non ci sarà mai rivelato. La rivelazione viene nel momento in cui noi crediamo quello che Dio ci ha promesso nella sua parola. Probabilmente voi non potete raccontare tutto questo come faccio io, tuttavia anche voi avete visto il film, avete visto questa luce soprannaturale che veniva sopra le persone per le quali il fratello Branham stava per pregare. Ed egli sapeva esattamente questa è quella persona alla quale Dio si sta indirizzando. Questa è quella persona con la quale Dio sta ora trattando. Egli vedeva la luce sopra la persona. E poi Dio gli mostrava in visione cosa c'era con quella persona. Io l'ho testimoniato 14 volte dal vivo in queste 14 riunioni. Fra le 15 e le 20 volte in queste 14 riunioni che io ho testimoniato dal vivo. Perché dico questo? Lo dico perché noi non ne seguiamo favole abilmente scogitate, ma perché Dio nel nostro tempo vigila sulla Sua parola, poiché Egli ha mandato un profeta per riportarci indietro al fondamento originale, alla dottrina degli apostoli e dei profeti. Anche questo deve essere enfatizzato continuamente. In primo re capitolo 18, dove sta scritto nel verso 37, che Dio volse di nuovo indietro i loro cuori. Quando Dio fa qualcosa, allora... Non per avere un bell'uditorio, ma per volgere i nostri cuori indietro. Io vi mando il profeta Elia, egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli indietro ai padri. Si tratta che i nostri cuori siano volti verso Dio e come i padri dell'Antico Testamento furono condotti alla fede dei figli del nuovo patto, così noi adesso siamo condotti alla fede dei nostri padri al principio. E Dio lo conferma in modo soprannaturale da vent'anni. E il mondo religioso passa accanto a ciò. E quando persino il Vaticano scrive nel suo rapporto del fratello Branham, e riguardo al suo interprete a Zurigo, il signor Wonenberg e il Vaticano lo scrivono ufficialmente. Il ministero di William Branham ha prodotto 500 evangelisti della guarigione. Tuttavia non si tratta di quello, non si tratta che tramite un simile ministero promesso, mandato da Dio, non si tratta di 500 evangelisti della guarigione che vengono fuori da esso, che hanno ora il loro programma e che dicono pure di loro stessi di essere mandati da Dio e passano accanto alla parola di Dio che ha, Dio ha rivelato. Questo non può essere il motivo, lo scopo di ciò. E anche tutte le riunioni carismatiche non possono essere lo scopo di esso. E il risultato finale? Deve essere la Chiesa chiamata fuori, la Chiesa sposa, che realmente ascolta ciò che lo Spirito ha da dire ora alle Chiese, vale a dire affinché i nostri cuori si volgano indietro a Dio, indietro alla sua parola, in modo che siamo portati fuori da ogni tradizione, portati fuori da tutto ciò che le chiese insegnano ed essere riportati alla parola di Dio. Questo è naturalmente lo scopo per il quale Dio ha operato in modo soprannaturale nel nostro tempo. Dio non ha tempo da perdere ed anche noi non possiamo giocare con il tempo che Dio ci dà. ma dobbiamo lasciarci piazzare nell'operato di Dio. Dunque, di cosa si tratta adesso? Si tratta che la Chiesa sperimenti Dio nella stessa maniera come i nostri fratelli al principio. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo affinché realmente ogni cosa sia restaurata nella sua condizione originale. Ancora il pensiero riguardo Elia. Cari fratelli e sorelle, perché abbiamo il rapporto nella Bibbia? Perché abbiamo la promessa? Io vi mando il profeta Elia. Solo per avere alcune pagine in più nella Bibbia? oppure Dio ha qualcosa da dirci tramite la sua parola e di cosa si trattava in quel tempo le persone camminavano nelle proprie vie seguivano degli idoli 400 sacerdoti di Astarte 450 sacerdoti di Baal e la gente andava in questa e in quella via, nessuno sapeva più dov'era la retta via. Allora Dio mandò un profeta che doveva chiamare indietro il popolo di Dio. Ed egli edificò l'altare e disse: "Fino a quando zoppicherete dai due lati? Oggi è questo il nostro problema. Le persone alle quali piace continuare a zoppicare dai due lati non lo comprendono, ma tutti quelli che sono da Dio che sono realmente ordinati a vita eterna loro presteranno ascolto al messaggio e avranno rivelato di cosa realmente si tratta. Qui abbiamo nella nuova traduzione della Bibbia abbiamo molto forte davanti a noi quanto lontano il mondo religioso ha deviato da Dio senza fermarsi più. E chi si meraviglia quando queste persone non possono credere ciò che Dio ha promesso nella sua parola è quello che egli ha fatto. Lo dico ancora una volta. Il privilegio che Dio ci ha dato sta nel fatto di riconoscere, qui ci sono le promesse, qui c'è l'adempimento, l'operato soprannaturale di Dio nel nostro tempo. Non di dirigere la nostra attenzione ad un uomo, ma a Dio e a quello che Dio fa proprio ora. Tuttavia anche lì è scritto, se ricevete qualcuno che io mando, allora voi ricevete me. E chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Ci sono realmente tre sfere che si devono continuamente osservare in questo luogo. La parte evangelistica, la parte di insegnamento, e la parte profetica. In tutti questi ambiti noi dobbiamo aprire la Bibbia e vedere il collegamento nella Sacra Scrittura per riconoscere tramite Dio quanto il tempo sia avanzato e tramite questo vedere quanto sia vicino il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Secondo la nostra stima, basandoci sulla profezia della Bibbia e basandoci su ciò che è pubblicato dal Vaticano, il Papa ha appena detto che l'Unione Europea non ha avuto successo ad attuare il piano di pace nel Medio Oriente. E questo deve avere luogo adesso. Questo è ora il compito più importante. E poiché i politici non sono in grado di farlo, perciò deve essere qualcuno che non ha carri armati, che non marcia in Iraq, dove già sono morti centinaia di migliaia e più di 3.000 soldati americani hanno perso la vita. E gli sciiti sono contro i sunniti e i sunniti sono contro gli sciiti. In questo modo non viene nessuna pace. Ci deve essere realmente qualcuno che non ha truppe, che ha solo le guardie svizzere, miei cari amici, non è così, che ha solo le guardie svizzere. E questo è sufficiente. Ci deve essere qualcuno che può portare entrambi ad un tavolo. Ed ora questa è realmente la vera novità. La vera novità è che ora essi mettono l'accento su ciò, che questo contratto tra le parti... Deve essere fatto adesso. Noi tutti che conosciamo la parola di Dio, anche Daniele 9 verso 27 e tutti gli altri passi della scrittura, noi riconosciamo realmente che la profezia della Bibbia ha fatto un tale progresso nel suo adempimento che dobbiamo realmente dire, caro Signore, facci grazia, realmente, per svegliarci per ritornare al primo amore. Anche questo è importante, cari fratelli e sorelle, anche questo è importante. Quello che è scritto nella preghiera del Signore, che noi perdoniamo come siamo stati perdonati, che non ci imputiamo alcuna cosa gli uni contro gli altri, senza accusarci gli uni gli altri, ma come Dio ci ha perdonati in Cristo. Se c'è qui qualcosa, perdoniamoci gli uni gli altri. L'amore copre moltitudine di peccati. Chi è giusto? Naturalmente nessuno. Dio conosce il nostro cuore. Persino se ne pensiamo di essere nel giusto e possiamo persino farci giustizia, dimenticatelo, dimenticatelo. Questo tempo è passato. Nessuno è giusto, Dio è giusto. Dio è giusto. E come è scritto in Marco 11, quando pregate, allora perdonatevi gli uni gli altri e poi avverrà. Fratelli e sorelle, dobbiamo ritornare a Dio, ritornare gli uni agli altri. L'amore di Dio deve essere sparso nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. Dio deve avere la sua via con ciascuno di noi e poi ci sarà un'atmosfera in cui Dio è presente e nella quale noi tutti ci sentiamo bene, quando realmente nessuno accusa più l'altro, ma che i nostri cuori siano purificati, le nostre trasgressioni perdonate. E tutti quelli che si sono resi colpevoli contro di noi siano pure perdonati. Semplicemente perdonare senza imputare nulla. E poi la pace di Dio che sorpassa ogni comprensione governerà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù, il nostro Signore. Allora il sangue dell'agnello purificherà anche noi da ogni peccato. Poi possiamo alzare lo sguardo con Pietro e possiamo leggere con Pietro quello che egli ha scritto riguardo la redenzione. Gli apostoli hanno realmente toccato il punto e si hanno toccato il punto continuamente. Qui, in Pietro, è naturalmente scritto in primo Pietro, in primo Pietro, capitolo 1 dal verso 18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come Daniello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Dunque, poi il verso 21, i quali per mezzo di lui, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Lasciate che permettiamo questo ad ogni fratello e ad ogni sorella, che riceviamo il collegamento con Dio. Che le mie e le vostre trasgressioni, ogni cosa, è stata perdonata tramite il sangue dell'agnello. Così che possiamo realmente ricevere la riconciliazione con Dio, in modo che diventi la nostra persona esperienza di salvezza e che non siamo più a lungo stranieri e pellegrini, ma cittadini. Della casa di Dio e noi, quale Chiesa del Signore, possiamo essere il luogo della manifestazione di Dio qui sulla terra, che possiamo essere il Tempio di Dio in cui Dio possa mandare se stesso. E noi ci avviciniamo verso quell'ora, possa iniziare persino oggi. Noi siamo persone che vogliono avere un'esperienza con Dio dove è dato il ravvedimento per mezzo dello spirito dove la fede è data dove possiamo realmente fare le nostre esperienze personali di salvezza con Dio chiunque crede come dice la scrittura sperimenterà pure quello che la scrittura promette lo riceverà e questa è la fede che il Signore ci ha dato tramite la sua grazia. Ora, ancora un pensiero. Nell'Antico Testamento, gli uomini di Dio hanno profetizzato della grazia che sarebbe venuta sopra di noi. Nel Nuovo Testamento, noi possiamo dire, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia e poi guardiamo guardiamo nella nostra vita come Dio ci sta conducendo come egli ci rivela la sua parola come ci mostra i misteri nella sua parola egli ci ha realmente portati nel luogo santissimo degli uomini di Dio dell'Antico Testamento ci viene detto in 1 Pietro 1 nel verso 12 Primo Pietro 1 verso 12 E fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo Nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene a dentro. Gli uomini di Dio nell'Antico Testamento hanno annunziato, loro stessi si chiedevano a quale tempo lo Spirito di Dio si riferiva, quando sarebbe accaduto. Pensiamo ad Isaia, quando egli profetizzò una vergine Concepirà. Posso immaginare? Se qualcuno gli avesse chiesto sul suo letto di morte, uomo di Dio, credi realmente a quello che hai pronunciato? egli gli avrebbe risposto, e il così dice il Signore. Puoi riposare su questo, ciò avverrà. Tuttavia 800 anni. Passarono 800 anni, ma quando il tempo fu compiuto ciò accadde. Se avessimo potuto chiedere a Malachia, tu hai profetizzato che il Signore avrebbe mandato il suo messaggero. Noi non lo vediamo, non sentiamo parlare di lui. Credi ancora oggi che la tua profezia si adempirà? Anche lui avrebbe potuto rispondere. Sarà adempiuto perché è il così, dice il Signore. Passarono 400 anni e quando il tempo fu compiuto ciò accadde. Fratelli e sorelle, noi abbiamo un grande problema con il tempo e lo diciamo sinceramente così come già Paolo e gli uomini di Dio in quel tempo, 2000 anni fa, contavano sul ritorno del Signore. Martin Lutero, il grande riformatore, disse: Come i tre giorni e le tre notti con Giona non furono compiuti, così i duemila anni non saranno compiuti fino al ritorno di Gesù Cristo. Tutti gli uomini di Dio, ognuno nel loro tempo, contava su ciò, anche il fratello Branham. Il fratello Branham contava pienamente su ciò che il Signore sarebbe ritornato lungo l'arco della sua vita. Ora sono passati di nuovo 40 anni e potrebbe accadere che qualcuno pensi dentro di sé: "Ah, fratello Frank, già nel 1960 o nel 65 o 66 hai predicato in merito al ritorno del Signore. E noi tuttora aspettiamo? Lasciate che aspettiamo! Noi non aspettiamo in vano! Il Signore l'ha promesso! Il Signore ritornerà! E siamo sinceri! Se il Signore fosse già venuto negli anni 60 o 70, allora molti di noi non sarebbero stati là! Perciò è scritto che Dio non ritarda l'adempimento della promessa! Ma Egli è paziente, Egli è paziente affinché non sia perduto alcuno che è ordinato a vita eterna. E quando il tempo è compiuto, e quando l'ultimo è chiamato ed è entrato, allora la porta della grazia sarà chiusa e il Signore ritornerà per portarci a casa. Anche per me ciò dura a lungo. Mi piacerebbe essere in vita quando ciò accade. E per essere sincero, io conto sul ritorno del Signore nell'arco della nostra vita. Conto pienamente su ciò. Io conto sul ritorno del Signore nell'arco della nostra vita. Il tempo è nella sua mano. Egli decide su ciò. Come ho già detto, Paolo contava su ciò, anche gli apostoli contavano su ciò. Al tempo giusto accadrà. Gesù non è mai in ritardo. L'importante è che noi siamo preparati, che siamo portati in accordo con Dio, che sperimentiamo personalmente l'operato soprannaturale di Dio e tramite questo avere parte in quello che Dio ha stabilito per noi. E questo per grazia. Dunque, Dio ci ha mandato l'ultimo messaggio per chiamare fuori, per preparare. Egli ci ha dato la parte evangelistica per predicare il Vangelo eterno come è stato predicato nell'originale, per predicarlo ancora una volta a tutta l'umanità. Egli ci ha fatto grazia di predicare ogni cosa dottrinalmente secondo la parola di Dio, affinché la Chiesa sia edificata sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Egli ci ha dato il meraviglioso accesso alla parola della profezia tramite la sua grazia. Queste sono cose che nessun uomo può prendere da sé, a meno che gli sia dato da Dio. Così? Noi ringraziamo il nostro Signore perché Egli ci ha benevolmente visitati. Egli non è passato accanto a noi, ma ci ha visti, ci ha chiamati e ci ha portati in accordo con sé e con la sua parola. Noi abbiamo realmente un accordo interiore con Dio e con la sua parola, per credere, per credere come ha detto la scrittura. Qui non ci sono programmi di uomini, qui c'è il programma divino per il tempo della fine la parte finale del piano divino di salvezza nel quale noi siamo stati presi e tutto questo per grazia possa esserci dato di essere d'accordo nel nostro cuore e di diventare uno con il Signore ed anche gli uni gli altri. Il Signore Dio possa benedirci tutti. Possa essere con noi tutti e la sua parola, che pure non ritorna a vuoto oggi, possa compiere ciò per cui egli l'ha mandata. Dio dà rivelazione tramite il suo Santo Spirito, a lui sia l'onore, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Avrei il desiderio che le nostre due sorelle ci cantassero un cantico che è stato cantato recentemente a Ingolstadt. Un bel cantico che già cantavamo decenni fa. Forse possiamo cantare anche noi nel coro. Ich schwach, du, du bist stark. Deine Kraft hält mir voran. Ich erreiche nur das Ziel, wenn ich mit dir auch gehen kann. Lass mich immer mit dir gehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen, Steh mir bei, oh mein Herr, mach mich treu. Lass mich immer mit dir gehen, lass mich deinen Weg mich dein Wort verstehen, Steh mir bei, o oh mein Herr, mach mich treu. Wenn das Leben trostlos scheint, weil kein Mensch mein Elend sieht, weiß ich, einer ist bei mir. der mich hält, der mich zieht. Lass mich immer mit dir gehen, lass mich deinen Willen sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen, steh mir bei, oh mein Herr. mach mich mich immer mit dir gehen, lass mich deinen willen sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen. Steh mir bei, oh mein Herr, mach mich treu. Grazie. In inglese abbiamo cantato spesso questo cantico. Chiniamo i nostri capi. Rimaniamo silenziosi in preghiera. Lasciami comprendere la tua parola. Lasciami conoscere la tua volontà. Abbiamo cantato con il nostro cuore, abbiamo udito la parola di Dio. Fratelli e sorelle, preziosi amici, oggi il Signore vuole confermare la sua parola. Egli vuole salvare, vuole liberare, vuole guarire e vuole benedire. Se la fede ha operato in voi tramite la predicazione, allora prendete Dio in base alla sua parola. Non guardate alle circostanze. Noi facciamo così nelle cose naturali. Guardiamo alle circostanze, a tutte le prove e tutto ciò che viene lungo la nostra via. Certamente tutti noi dobbiamo attraversare delle prove. Dovunque si guarda dappertutto ci sono delle prove. Ma noi conosciamo Lui, il quale ha promesso, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Noi conosciamo Lui, il quale disse, qualsiasi cosa chiederete nel mio nome, vi sarà dato. E voi saprete, fratelli e sorelle, Preziosi amici, noi siamo pure qui con voi nel nome del Signore per credere con voi, per pregare con voi e prendere Dio in base alla sua parola. Prima di tutto e principalmente affinché noi crediamo, crediamo con tutto il nostro cuore come ha detto la Scrittura. Ogni promessa è tutto ciò che Dio ha già fatto. Per riceverlo? e camminare avanti con il Signore. Anche questo l'abbiamo detto molte volte. Ogni risveglio era già la preparazione per il risveglio successivo. E il messaggio che Dio ci ha dato è naturalmente allo scopo affinché la sposa sia chiamata fuori, preparata e portata in armonia con Dio. E con la Sua parola fratelli e sorelle, e questo in un tempo in cui la Parola di Dio è caduta nelle mani degli uomini, dove le persone fanno di Dio e della Sua parola ciò che vogliono. In questo tempo, Dio ha condotto in tale maniera che c'è un piccolo gregge che presta ascolto a quello che lo spirito dice alle chiese. È un piccolo gregge, con un sacro rispetto dinanzi alla parola di Dio. È grazia. Ed è così che sappiamo che lì si trova l'elezione prima della fondazione del mondo. Come l'agnello di Dio è stato preordinato prima della fondazione del mondo, per morire per noi, così noi siamo stati eletti, preordinati, prima della fondazione del mondo, per avere parte nell'opera compiuta di redenzione, finché passeremo dal credere al vedere. Ci rivolgiamo specialmente a tutti coloro che oggi sono qui per la prima volta che non sono mai stati in una simile riunione. Ricevetelo, accettatelo e Dio si rivelerà a voi. Nella stessa maniera diciamo a tutti quelli che desiderano riconsacrare la propria vita a Dio, il Signore è presente. Egli dice a tutti, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi vivificherò. E vi darò riposo alle anime vostre. Egli è qui e ci dice, entrate per la porta stretta, camminate nella via stretta che conduce alla vita. Egli è presente. Anche tutti coloro che si trovano in difficoltà, tutti quelli che non possono darsi aiuto. E se pensiamo ai nostri giovani a quante tentazioni essi sono esposti fino alla droga. Lasciate che vi sia detto oggi, nessun uomo è caduto così in basso che il Signore non possa tirarlo fuori. Dio è presente per liberare i prigionieri. Egli è misericordioso e perdona. Egli rende liberi, egli rende liberi. Invocate il nome del Signore. Qui non c'è nessuno che condanna, nessuno che raccoglie la pietra per tirarla, ma persone a cui è stata fatta grazia, che hanno compassione di tutti, che pregano con tutti e che vogliono sperimentare con tutti che Dio è misericordioso. Come nei giorni della Bibbia, quando il nostro Signore camminava su questa terra, tutti potevano venire a Lui. Quelli che erano aggravati, persino quelli che erano tormentati da demoni, essi potevano venire. E tutti sperimentavano la potenza di Dio. Lì, dove Gesù Cristo è presente, lì anche i demoni devono fuggire. Lì i prigionieri sono resi liberi. Lì Dio conferma la sua santa parola. Di questo noi siamo testimoni. Oggi possono aver luogo guarigioni. Ricevetelo. Imponete la mano sulla vostra infermità. E ringraziate il Signore Dio per la guarigione. E quelli che sono tormentati ed aggravati. Ditelo al Signore. Qui non abbiamo un confessionale. Qui non abbiamo simili cose. Qui c'è solo la grazia che Dio dà a tutti coloro che lo invocano. E la Sacra Scrittura dice, invocami nel giorno della tua distretta, io ti salverò e tu mi glorificherai. Invocate il nome del Signore e sarete salvati, sarete guariti, sarete liberati. Qui non ci sono uomini, qui c'è Dio all'opera tramite lo Spirito Santo. Alleluia. Ricevetelo. È vostro. Riscattati tramite la morte del nostro Signore sulla croce del Calvario. Il pieno Vangelo, la piena salvezza viene proclamata qui ed oggi è pure sperimentata. Oggi, benedetto e lodato, sia il Signore nostro Dio, ora e per sempre. E tutti dicano Amen. Alleluia.

ancora cantiamo Ciao. Ciao. questo è il giorno